Buonasera a tutti e ben ritrovati su Telenutria, l'emittente televisiva veneta. Vediamo insieme cosa ci offre il nostro palinsesto di oggi. Alle 19, gli amici di Maria, un reportage sullo spaccio di sostanze stupefacenti. Alle 20, uno speciale sulla violenza domestica intitolato Conto fino al 3. Se al do non te tasi, all'uno te pesto. E infine, alle 21, il documentario sulla disfunzione erettile maschile, Il silenzio degli impotenti. Ma vediamo prima le anticipazioni del nostro TG. Monselice stava caricando la sua moto dopo un giretto a Campi, ma si è incappelato con l'acceleratore. Finestrino rotto e testa macchiata. Brutta disavventura per una giovane coppia di sposi di Roncade che si era affidata ad un noto fotografo della zona. Una volta sviluppato il rullino, sono uscite solo foto del soffitto e di due carpe. Sossano. Doveva togliere una grossa soca dal giardino, invece ha spaccato il BMW nuovo. Limena. Stava facendo un passo di Bracadance, ma è venuto veramente da schifo. 34 punti nel muso. Soave. Voleva fare Tarzan, ma pesava come un marcio. Frattura multipla con bestemme. Tribano. Stava dimostrando ai suoi amici di essere il più forte, e invece era solo il più ebete. Stava tranquillamente pescando sulla sua barca a cavallino quando ha preso una craniata che è scorlata tutta la laguna. Montebelluna. Stava provando la moto del suo amico del cuore che l'ha asfaltato di bestemme. Piazzola sul Brenta. Queste giovani ragazze stavano festeggiando un compleanno quando una di loro si è vendicata per vecchie questioni di tradimenti. La sventurata è ingrassata di 4 kg. Portovero. Questi giovani sposi stavano ultimando il servizio fotografico quando la sposa è scivolata. Lo sposo quella notte ha giocato a carte. Mira. Si stava dondolando con un'altalena improvvisata, ma si è imbaucato. Abrasioni ed eresie. Bibione. Voleva lanciarsi in acqua con una corda, ma ha sbagliato i tempi. Dal cratere che si è formato sulla spiaggia è uscito il petrolio.